Uno degli aspetti importanti è capire dove iniziano i canali, perché noi abbiamo delineato le direzioni di drenaggio, come abbiamo visto in precedenza, ma non tutte le direzioni di drenaggio che noi abbiamo individuato in un DEM corrispondono ad un canale, ad un pezzo di fiume, volendo parlare in modo molto semplificato. Quindi le nostre direzioni di drenaggio, per esempio, sono queste che vedete disegnate qui. Ed dobbiamo stabilire dove iniziano, quale parte di questi elementi sono dei canali. Per esempio, potremmo scoprire che questa parte sono canali. Diciamo che gli algoritmi più usati per fare iniziare i canali sono tre. Il primo è basato sull'area contribuente. Che abbiamo definito che cosa fosse ieri. Il secondo è basato sul superamento di una certa soglia di per lo sforzo tangenziale al fondo generato dall'acqua. E il terzo metodo è basato sulle curvature. In realtà anche il secondo metodo ha dentro di sé, nella pancia, l'analisi delle curvature. Del terzo metodo non parleremo, parleremo solo dei primi due metodi.